Ciao a tutti, bentornati sul canale. Scusate la mega assenza, come saprete se mi seguite sulle newsletter ho avuto un sacco di sventure nell'ultimo periodo, scusate anche per gli occhiali, sono due fondi di bottiglia, lo so. Passiamo a cose più interessanti, cioè a un mini riassuntino più o meno di quello che ho letto o che sto leggendo, qualche piano diciamo per le letture future. Partiamo da due libri che ho letto. Il primo ve l'avevo fatto vedere nell'ultimo video, quello del book haul italiano, diciamo, ed è Nessuno scompare davvero di Catherine Lacey. Questo libro mi ha lasciato un po' delusa, però sono un po', come dire, combattuta, perché la prima metà mi è piaciuta tantissimo, l'ho proprio divorata. Saprete che è la storia di questa donna di 28 anni, sposata, che ad un certo punto si prende su e va in Nuova Zelanda senza dire nulla al marito, senza dire nulla a nessuno, e parte per questo viaggio completamente da sola per in un certo senso rimettersi a posto con se stessa. Un tema che a me affascina tantissimo e, ripeto, la prima metà mi ha proprio coinvolta, mi ha proprio trasportata, ero lì in Nuova Zelanda con lei a riflettere sulla mia vita insieme alla sua. Poi non so se il problema sia il libro o più probabilmente io, perché mentre lo stavo finendo di leggere mi sono presa l'influenza e l'ho finito di leggere proprio più o meno appena guarita, però comunque avevo ancora un po' i postumi, ero molto debole, quindi non so se il fatto di essermi trascinata dietro una lettura e di aver perso in un certo senso il momento giusto abbia inciso, però ho trovato la seconda parte un po' meno incisiva, un po' meno coinvolgente, e speravo che chiudesse meglio un po' la vicenda, che se arrivasse ad avere qualche risposta in più. Ora io non so se sia fatto apposta, probabilmente sì, però mi ha lasciata un po' così interdetta, ecco, il non avere tutte le risposte che cercavo. Però è sicuramente un libro molto bello, molto ben scritto, ed è una scrittrice che voglio tenere d'occhio, perché se questo è il suo esordio immagino che possa solo migliorare. Il secondo libro di cui vi parlo invece è Brooklyn di Colm Tóibín, non so bene come si pronuncia, ogni volta guardo la guida di pronuncia su YouTube per il suo nome e poi me lo dimentico, che ho in questa edizione con anche tipo le foto dal film, che non ho ancora visto ma che penso guarderò prossimamente, perché questo libro mi è piaciuto tantissimo. È un libro che parla di crescita, ma principalmente penso che sia uno dei libri che abbia mai letto che descrivano meglio la nostalgia. La protagonista è una ragazza che abita a Dublino, no, a Dublino, non è vero, in un paesino che è a un tot da Dublino, ma adesso non mi ricordo, negli anni 50, un periodo in cui nessuno trova lavoro, nonostante lei sia una ragazza molto sveglia, che sta anche seguendo un corso per diventare tipo contabile, diciamo, comunque fa del suo meglio per riuscire a trovare un'occupazione. Lei vive con la mamma e la sorella, perché i due fratelli abitano invece in Inghilterra dove lavorano. La sorella maggiore, Rose, è molto è una persona molto esuberante, molto attiva, gioca a golf, ha un lavoro in ufficio, mentre invece lei è molto timida, è molto chiusa in se stessa, e quando la sorella fa in modo tramite un prete di trovarle questa occupazione a Brooklyn, a New York, lei in un certo senso si lascia convincere, in realtà non dice molto la sua, è una ragazza che si lascia molto trascinare da quello che gli altri le consigliano di fare, e quindi parte alla volta di Brooklyn e si rifà una vita. Il suo lavoro è fare la commessa in un grande magazzino, ma al tempo stesso, grazie appunto a questo prete che in un certo senso la prende sotto la sua ala,
studia all'università la sera per avere certificazioni in più per poter poi lavorare in ufficio. Conosce un ragazzo italiano che la adora, insomma, piano piano lei cerca di rifarsi una vita finché non succede qualcosa per cui deve tornare a casa. Però vi dicevo, il punto qui è la nostalgia, quella condizione strana che chi ha vissuto lontano da casa o vive in un altro paese come lei, non mi ricordo come si chiama, Elis, non so come si pronunci, come Elis comunque, sa cos'è. È quella sensazione di quasi non avercela una casa, perché sei non sei né carne né pesce, non sei più nel tuo paese natale, che può essere anche solo la tua città di origine quando studi da un'altra parte, o come nel caso suo, il tuo stato di appartenenza quando ti trovi all'estero. E ti rendi conto che quando torni a casa non sei comunque appunto neanche più di lì, non sei né del paese che ti ha adottato né del paese tuo di origine. E penso che l'autore qui faccia davvero un buon lavoro. Ci sono delle frasi che ho sottolineato che descrivono perfettamente quella sensazione in cui quasi ti senti sempre in colpa, dovunque tu sia. E descrivi anche quella sensazione che a volte ti prende di tristezza, come di magone, di malinconia, così, che ti può arrivare a caso, non so, rendendoti conto che, non lo so, sta cambiando stagione e per te il cambio di stagione eri abituato a vederlo e a viverlo in un certo modo, mentre invece in questo nuovo posto è completamente diverso. È un libro molto, molto delicato, non so come dire, e mi è piaciuto molto, è davvero commovente. Però se devo trovarci un difetto, secondo me un difetto c'è, la parte finale, quando quindi lei deve ritornare in Irlanda e deve anche un po' decidere, diciamo, cosa farne della sua vita, l'ho trovata un po' troppo frettolosa. E il finale, appunto, anche quello l'ho trovato non frettoloso, però mi ha dato un po' fastidio il fatto che anche qui non rispondesse a diverse domande. Poi magari se l'avete letto fatemi sapere, ne parliamo scrivendo spoiler a caratteri cubitali, così non roviniamo sorprese a nessuno. Passando a due libri cominciati, ce n'è uno che in realtà ho interrotto solo perché appunto mi è venuta l'influenza e poi ho dovuto per altri motivi dare precedenza ad altre letture, ma che in realtà mi piace tantissimo, ed è una raccolta di saggi che si chiama A Field Guide to Getting Lost di Rebecca Solnit. Non ho controllato se è uscito in italiano, comunque in caso sotto trovate tutte le informazioni come sempre. E lei è appunto una scrittrice, viaggiatrice. In questi primi saggi che ho letto lei parla appunto del viaggio, del viaggiare, ma anche in un certo senso di quelle grandi domande che ci facciamo, tipo cosa sto facendo nella mia vita. Un modo di scrivere molto poetico quasi, che fa riflettere molto, che dà veramente modo di far pensare a tanti argomenti che vanno oltre a quelli semplicemente citati dall'autrice, e niente, sono veramente contenta di averlo preso perché è assolutamente nelle mie corde e spero di riuscire a finirlo presto, ma come vedrete anche dal resto del video ho davvero tante letture in questo momento per vari motivi, e quindi l'ho messo un attimo in pausa, ma è uno di quei libri in cui sottolineo tantissimi concetti, tantissime frasi, si parla anche di perdita. Non so, è veramente, veramente bello, e so che posso tornare, aprirlo a caso, leggermi un paragrafo che mi sono sottolineata e perdermici di nuovo come la prima volta. Un altro libro di cui vi parlo e che però penso che resterà mai finito, non so come dire, è questo libro che si chiama Dry Season ed è di Gabriela Babnik, non so, è sloveno comunque, vincitore del premio per la letteratura dell'Unione Europea. Questo è il titolo di maggio del gruppo di lettura di cui faccio parte,
E appunto è un libro sloveno che in inglese è stato tradotto da Rowley Grau, sì, non mi faccio da pronunciare sto giro. Allora, questo libro è il classico esempio di libro che non avrei mai comprato se non fosse stato per il gruppo di lettura, perché il titolo non mi dice niente, la copertina è brutta, cioè a me non piace, sembra, non lo so, dozzinale. Leggendo la trama dietro non c'è molto che mi ispiri, perché essenzialmente è la storia di una donna di 62 anni, slovena, che va in Burkina Faso per sfuggire un po' alla situazione familiare in cui si trova, perché lei ha un figlio di 27 anni che ha dei problemi mentali abbastanza seri, è divorziata, sua mamma è morta e insomma tutta la situazione è abbastanza pesante. E qui in Burkina Faso conosce questo ragazzo di 27 anni, che è nato in un villaggio poverissimo e vive, per strada, essenzialmente ha sempre vissuto, così, sotto un ponte, cose varie. Si incontrano e nasce questa relazione puramente carnale. I capitoli si alternano fra, diciamo, la voce di lui e la voce di lei, e scopriamo un po' del loro passato, del perché sono arrivati lì, del cosa hanno vissuto, come sono vissuti, eccetera. Il problema è che è di una noia mortale. Io sono arrivata a pagina 100 e sono, no, anzi a pagina 112, e lo so perché vuol dire che mancavano solo 100 pagine alla fine. E lo so perché andavo avanti pensando, dai, che così mancano solo 100 pagine, dai, che così mancano solo ancora meno pagine, e lo trovo veramente noioso e anche ripetitivo. Cioè, capisco che una persona che ragiona sul suo passato, come può essere la protagonista femminile, abbia dei, come dire, delle fissazioni. Tutti abbiamo certi momenti, magari del nostro passato, che particolarmente ci disturbano o ci perseguitano, tra virgolette. Però qua li ripete veramente troppe volte e io mi sento molto in colpa, perché non solo andrò, avendolo letto a metà, ma sarà ospite anche l'autrice, quindi boh, penso che starò nel mio angoletto, spero di non essere interpellata. E niente, se mi fanno delle domande dico, non ho fatto in tempo a finirlo di leggere, scusate, però non ce la posso proprio fare. E passando, diciamo, a invece libri che da soli, magari per la trama, non sono quei libri a cui proprio sono attirata normalmente. Vi parlo di un altro libro che ho in lettura, che però non ho fisicamente perché lo sto leggendo in ebook, che è finalmente Dalle rovine di Luciano Funetta, che come saprete è ambientato nel mondo della pornografia, ma che in realtà vi trascina in un vortice indescrivibile. Io l'ho quasi finito. Quindi non posso parlarvene pienamente, diciamo, però ci tenevo a dirvi che sì, finalmente lo sto leggendo, e che appunto mi ha fatto ridere passare da questo, in cui proprio facevo fatica ad andare avanti, anche solo di due facciate, e l'altro che sto veramente, avrei già finito se avessi avuto più tempo per leggere, ma sto veramente divorando, perché è scritto in un modo veramente incantatore. Cioè proprio c'è questo vortice in cui si viene trascinati, e anche se appunto leggendo la trama non è qualcosa che normalmente avrei scelto di mio, perché di serpenti e di pornografia unita a serpenti non è che mi interessi tantissimo, però ecco, la vicenda è narrata in un certo modo, per cui si vuole andare avanti, si vuole essere comunque trascinati giù nel baratro insieme ai personaggi. E appunto sto leggendo Funetta perché anche quest'anno, come l'anno scorso, partecipo allo Stregaton. Vi lascio sotto tutti i link del caso, quindi allo Stregaton in sé, quindi al canale di Diana, e anche al post che sto sul blog, dove ho citato, diciamo, i libri che penso di leggere. Quindi oltre a Funetta successivamente leggerò sicuramente L'Allegro Manicomio, e poi mi è già arrivato un altro libro che voglio leggere, che è Quel fiume è la notte di Flavia Piccinni, che è questo qua, che dovrebbe essere una storia narrata da tre donne diverse, se non erro,
E comunque sì, incentrata su storie abbastanza importanti, so che si tratta anche del tema dell'aborto, ma anche del viaggio, e sembra un romanzo molto introspettivo in un certo senso, quindi sono molto curiosa di leggerlo. Poi, ultimi due acquisti del periodo, che vi avevo mostrato mi sembra su Instagram, sono Oranges Are Not the Only Fruit di Jeanette Winterson, che penso che in italiano abbia un titolo molto simile, ma come sempre sotto vi lascio tutto. Lei l'ho vista alla London Book Fair e mi sono anche fatta autografare il libro, modestamente. E lei è indescrivibile, lei è una forza della natura. Andate a cercare anche solo qui su YouTube qualche video dove lei parla di letteratura, perché è incredibile. Lei partecipa a quel progetto della Hogarth, mi sembra, boh, di una casa editrice comunque, forse che fa parte della Random House, ma non vorrei dire stupidate, per cui già da qualche mese e fino, mi sembra, al 2020 usciranno opere tratte da drammi di Shakespeare, però trasformate in romanzi da vari autori, fra cui c'è anche lei che ha riscritto Il racconto d'inverno. Mi ispira tantissimo lei come scrittrice e volevo partire da questo perché ho sentito dire, mi sembra, da Jane Campbell, che è una autrice che fa video qui su YouTube, che questo, se non erro, era uno dei migliori, che è una sorta di autobiografia romanzata della sua infanzia. Lei è stata adottata in una famiglia estremamente cattolica, insomma le cose non sono andate stupendamente, però dicono che questo sia veramente un bellissimo romanzo autobiografico. E infine, l'ultimo libro che ho preso è The Taming of the Shrew, quindi La bisbetica domata di Shakespeare, in questa edizione della Oxford University Press. Io tutte le sue opere le ho in questa edizione perché mi trovo molto bene, l'apparato di note è fatto molto bene, molto preciso, c'è sempre un'introduzione lunghissima che aiuta, diciamo, a capire meglio, e di solito sono molto curate dal punto di vista della bibliografia. E questo perché c'è stato, sì, il 400° dalla morte di Shakespeare, e perché questa opera è adesso al Globe fino ad agosto, e se riesco a trovare i biglietti non mi farebbe schifo andarla a vedere, visto che il Globe l'ho visto solo da fuori e ho visto solamente il negozio, perché se andate su Instagram vedrete che ho comprato un sacco di cianfrusaglie, fra cui, dov'è? Fra cui questo bellissimo lucidalabbra che non metterò mai, che puzza tipo di non lo so, di fragola tossica. Però è bellissima perché c'è scritto to quack or not to quack. Non so se riesco a farvela vedere, però insomma, io l'ho vista, ho detto questa deve venire a casa con me perché è troppo bella. E niente, spero di non avervi annoiato troppo. Ovviamente, come sempre, se avete letto qualcuno di questi libri, parliamone sotto nei commenti. Se partecipate allo Stregaton, fammi sapere, fatemi sapere. Così anche lì possiamo consultarci e confrontarci sui vari libri. E come sempre, ci vediamo al prossimo video. Spero di avere un aspetto più umano e meno da, non lo so, da persona con due fondi di bottiglia al posto degli occhi. E a presto. Ciao.